Maria Rosaria Del Grosso, un'insegnante del terzo circolo didattico, in collaborazione anche con le altre scuole medie del territorio, hanno portato avanti un progetto che si è sviluppato nell'arco dei 3 anni. Che cosa avete fatto? Abbiamo trattato la salvaguardia dell'ambiente, lo spreco dell'acqua e quest'anno in particolare gli animali a rischio di estinzione. C'è stato qualche esperto che abbia seguito, qualche associazione? Seguire proprio no, però abbiamo una collaborazione parallela da 3 anni con l'ENPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, con cui abbiamo contatti periodici. I ragazzi come hanno seguito questo percorso formativo? Con grande interesse e con grande impegno, si sono impegnati a seconda della propria capacità in attività didattiche adeguate alla loro età. Per la salvaguardia dell'ambiente occorre cominciare proprio dai bambini, che sono i più sensibili alla salvaguardia appunto di quello che ci circonda. E infatti questo tema li ha trovati molto recettivi, si sono impegnati, ci hanno fornito delle idee, degli spunti didattici molto validi. Può ritenersi quindi più che soddisfatto? Direi di sì, ma dobbiamo continuare.